tutti, benvenuti in un video che avete già visto, ovvero quello in cui faccio scegliere ad Alexa il mio make-up. Ma un bel video Basic Megaia sceglie il mio make-up, no? Commentate se lo volete. Ok, no, scusate. Stai chiedendo il brano Kiss and Make Up, vero? No, non stavo chiedendo il brano Kiss and Make Up. Infatti, tra l'altro, mi raccomando, se li avete, spegnete tutti i vostri dispositivi che avete in casa, perché sennò impazziscono. Comunque, ho ricevuto tantissime cose, questo è un periodo super pieno, tutte le aziende escono con 2000 miliardi di cose e io non riesco a provare tutto, quindi ho deciso di lasciare la sorte, o meglio, decidere che cosa andremo a provare oggi, perché appunto avevo... In realtà, tra l'altro, non è un full face di cose nuove, però ho anche preso magari cose che ho provato poche volte o che mi stanno piacendo da farle scegliere, così almeno lo rendiamo un po' più interessante questo video. E appunto, ne avevo già fatto un altro, ve lo lascio linkato da qualche parte. Se la Gaia del futuro che sta caricando il video si ricorda di farlo, probabilmente no. Io direi di cominciare perché altrimenti finiamo per Natale. Vado a mettermi il mio cerchietto. E come vi ho già detto in un video recente, sto cambiando la mia routine e sto iniziando a partire, sto iniziando ad iniziare l'italiano oggi. Italiano degno di finire in una compilation di Very Inutile People. Sto preferendo partire dagli occhi perché così almeno posso essere un po' più libera nella creazione del make-up e poi posso andare a levare tutto il fallout, tutto lo schifo che posso aver creato. Non mi piace questo dietro. Vabbè, oggi va così che non mi piace niente e quindi ho già cambiato lo sfondo 40 volte, forse adesso mi convince un po' di più la luce. Stavo dicendo che queste sono alcune delle palette più recenti uscite e che mi sono state inviate perché tutte non avevano neanche senso, però ne ho scelte 7 che secondo me sono quelle più interessanti e direi quindi di partire numerandole, in questo modo poi facciamo scegliere il numero di palette da utilizzare oggi. Comunque, numero 1 abbiamo la Gingerbread Extra Spice di Too Faced, che all'interno è così e profuma tantissimo. Poi abbiamo la Feels di Makeup Obsession, che è così, ma in realtà facciamo che ne ho 6 perché ne ho 3 di Makeup Obsession, ma questa qua secondo me, cioè, è carina ma è veramente un po' noiosa perché all'interno dei colori veramente un po' così, quindi mi sa che questa non la apro neanche. Passiamo oltre. Quindi quest'altra di Makeup Obsession è la numero 3, è la... Non riesco a leggere cosa c'è scritto. Belle Jordan. Ah, forse... Ma non capisco, in collaborazione con qualcuno, forse? Vabbè, non lo so. Ok, sono una pessima beauty guru, non so bene di che palette si tratti. Comunque, dentro è così. I colori sono molto molto interessanti di questa. Non mi dispiace, mi piace più dell'altra. Alla numero 4 abbiamo la Beauty Love di Clio Makeup, che in realtà ho già utilizzato un po' di volte, ma mai né su YouTube né su Instagram, però l'ho usata al di fuori per provarla. Tra l'altro credo che questo sarà uno dei video più lunghi da girare, perché è davvero tantissima roba, ma anche da vedere, quindi spero che siate tutti uniti di un caffè, un tè, qualcosa da mangiare, perché sarà una cosa lunga. La quinta è di Nabla, la Dreamy 2 Domestic Palette. Questa qua l'ho già utilizzata in un Basic Friday e l'ho anche utilizzata al di fuori, però mai qua su YouTube. E infine questa qua è di Peterac, la Finding Treasure, che praticamente è fatto, cioè mi piace un sacco il concept perché è fatta come una mappa del tesoro. È bellissima. Ho anche swatchato, avevo swatchato i colori sul braccio e promette molto molto bene. Quindi io direi che è arrivato il momento di farle scegliere la palette da usare oggi. Quindi, Alexa, scegli un numero tra 1 e 6. Ecco un numero tra 1 e 6, 5. 5 è la Dreamy 2 di Nabla. Io l'ho usata abbastanza per farmi già un'idea e mi piace tantissimo. Allora, a me le formule Nabla sono sempre piaciute molto, quindi su questo non avevo dubbi, ma in particolare mi piace proprio la combo colori. La trovo particolare, ma che mi ispira tantissimi look, quindi oggi vediamo cosa riusciamo a creare. Intanto vado a mettere il primer. Questo qua l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Revolution, quindi lo volevo provare già che siamo qua. E lo sfumo con la spugnetta. Ah, pensavo fosse più colorato, invece è tipo praticamente trasparente una volta sfumato. Oh, non capisco se... Aspettate, riproviamo. Forse è un po' come il primer potion di Urban Decay. A me piacciono di più i primer un po' colorati, tipo quello che uso sempre, sempre di Revolution. Sì, vedete che
In realtà, penso voglia classificarsi come un dupe del Primer Potion. Allora, voglio cominciare. Innanzitutto devo capire che seleziono i colori. Ah, no, ma che scema. Devo far scegliere ad Alexa. In questa paletta abbiamo 12 ombretti, quindi li numeriamo da 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera. E quindi chiediamo ad Alexa. Alexa, scegli un numero tra 1 e 12. Ecco un numero tra 1 e 12. 11. Ok, Hidden Place, che l'ho già usato tra l'altro, mi sembra proprio nel look su Instagram, gliene faccio scegliere 5. Ecco un numero tra 1 e 12. 12. Ok, Offline, quindi abbiamo uno scuro. Ecco un numero tra 1 e 12. 11. Di nuovo, mi piace proprio, eh? Ecco un numero tra 1 e 12. 10. Comunque come l'altra volta, cioè sceglie sempre i numeri alla fine, non so se sia possibile questa cosa. Vabbè, comunque, déjà vu. Ecco un numero tra 1 e 12. 3. Oh, 3, abbiamo un new past. Cioè, raga, vi giuro che sono gli stessi identici colori che io ho usato nel look su Instagram. Infatti mi spiace un po', vabbè. Ecco un numero tra 1 e 12. 1. Pantheon. Va bene, quindi ora mi devo anche inventare un look diverso da quello che ho già fatto con questi identici ombretti. Bene. Allora, facciamo così, vorrei provare per una volta a fare una cosa un po' diversa, quindi partire dallo scuro. Partire dallo scuro, quindi Offline, che è un color melanzana bellissimo ed è praticamente un latex, matte latex, adesso non mi ricordo, leather, non mi ricordo bene come si chiami. Cause I'm such a beauty girl. E vado a metterlo praticamente un po' in maniera quasi grafica. E poi vado a sfumarlo con New Past, che era il numero 3. Poi prendo un pennello pulito. Ah, ecco, una cosa che voglio iniziare a fare è dirvi i pennelli che sto usando, perché se no ogni volta poi non lo sapete. Ho usato innanzitutto il pencil brush dei pennelli magnetici di Cosmify. Poi ho preso questo qua in realtà questo qua è di Urban Decay, della palette Naked Cherry. E questo qua invece è di Jessup. Ed è lo Small Taper Blending, che faceva parte di un set che ho preso su Amazon. Non so bene che cosa sto facendo, perché non è che mi entusiasmi questa cosa, però non importa. Intanto prendo anche un po' di Déjà Vu e lo sfumo più all'esterno. E su Instagram vedo sempre quei tutorial step by step in cui poi c'è scritto Trust the process, la serie è fidati del processo che ti porterà poi a un risultato stupendo. Io mi fido, eh. Comunque ho un po' perso la profondità dello scuro, quindi vado ad aggiungerlo, poi a sfumarlo. Io speravo mi uscisse magari Libertine, che non l'ho usato, Lucid Dream. No dai, facciamo così. Richiedo un altro ombretto ad Alexa, così almeno spero che esca uno di quelli e uso quello. Alexa, scegli un numero tra 1 e 12. Ecco un numero tra 1 e 12. 10. Comunque è buggata, non è possibile. Alexa, scegli un numero tra 1 e 12. Ecco un numero tra 1 e 12, 6. È uscito, no dai, io lo so che non è corretto, però è uscito il 6 che è Libertine, quindi lo voglio usare, vi prego, dai, non odiatemi. Complimenti, sei riuscita a sbagliare nel contare fino a 6, ma fammi capire, come hai fatto a laurearti? Come se effettivamente mi potesse rispondere mentre tra l'altro sto girando un video. Ma voi mi volete bene anche per questo, dai, su. Quindi ho deciso che uso Libertine al posto di Hidden Place, oppure li uso entrambi, però uso anche Libertine, perché vi giuro che lo volevo usare troppo. Quindi, sempre con uno dei pennelli di quelli magnetici di Cosmify, quello un po' a lingua di gatto, per fare le cut crease, indovinate che cosa vado a fare? E vado a prendere Libertine, che è bellissimo. Capite perché ve lo volevo usare? Secondo me Alexa mi ha sentito. No dai, cioè, guardate che meraviglia. Visto che voglio essere di parola, userò anche un po' di Hidden Place più verso l'esterno, che comunque è un bellissimo colore, semplicemente che l'avevo già usato, quindi non volevo ripetermi, già che sto facendo un look che proprio non avete mai visto in vita vostra. Oh, vado ad aggiungere Offline, amo di eyeliner praticamente, cioè comunque molto molto attaccato alle ciglia. Anche qua, perché non avete mai visto questo effetto su di me.
C'è da dire che comunque di Fallout non ne ho praticamente, quindi è un'ottima cosa. Devo dire che davvero questa palette all'inizio non mi aveva convinto quando l'avevo vista la prima volta in foto. Mi ha convinto di più quando l'ho vista dal vivo. E secondo me anche a tanti ha convinto di più poi dal vivo. Ok, ho fatto anche l'altro occhio. Ah, quindi Pantheon, fingiamo che tu te lo sia ricordato. Adesso vado a mettere, a parte vabbè, matita nera all'interno della rima superiore. Questa qua è quella di Pixie. E come mascara in realtà l'unico nuovo che ho è il Kush Mascara di Milk Makeup. Perché allora, io l'avevo comprato in un set quest'estate quando avevo fatto il video su Milk. Peccato che l'ho perso, cioè io non ho idea di dove l'ho messo. Non mi ricordo neanche se l'ho provato, ma mi sembra di no. Quindi oggi andiamo a provarlo. E tra l'altro è in una versione super pesante. Cioè questo coso microscopico pesa tantissimo. Che è la stessa cosa che dico di me stessa. Che bello. Mi avevano detto che è molto bello, ma... è molto bello. Tra l'altro quando ho appena fatto la laminazione, infatti l'ho fatta una settimana fa, le mie ciglia sono di un bello che non mi viene assolutamente voglia di mettere le ciglia finte, talmente sono belle. Infatti mi sa che non le metterò, anche se è un look molto intenso, però non lo so, non mi sembrano necessarie le ciglia finte. Molto bello, magari dopo faccio una seconda passata. Direi che possiamo cominciare a fare il viso, quindi non ho fondotinta nuovi, però ho scelto quelli low cost che ultimamente mi piacciono di più, tra cui scegliere, così almeno io sono contenta perché mi piacciono, voi siete contenti perché sono low cost. E quindi come primo quello di Astra, il Transformist Foundation and Concealer, che amo veramente, ha un finish stupendo, forse tra tutti quanti è il mio preferito in assoluto. Poi il Conceal and Hydrate di Revolution, che sapete che mi piace. Poi il Cover and Perfect di Debbie e l'Insta Moisture di Kiko. Tutti questi prodotti vi ho già parlato in vari video. Alexa, scegli un numero tra 1 e 4. Ecco un numero tra 1 e 4. 2. Qual era il 2? Mi sono già dimenticata. Mi sembra Revolution. Questo è l'F5 come tonalità. Lo vado a mettere con la spugnetta. Di correttori ho praticamente le stesse cose che rispetto ai fondotinta. Infatti ho il Transformist di Astra, però versione mini size, quindi che fa da correttore. Il Concealer Solution Luminous Effect di Debbie, tonalità 02. E di Revolution il Conceal and Hydrate C3. Alexa, scegli un numero tra 1 e 3. Ecco un numero tra 1 e 3. 2. 2, Debbie. Passiamo alla cipria e poi finisco un secondo gli occhi e poi il resto del viso. Ho tre ciprie che non sono nuovissime, cioè una sì, le altre no, ma sono tra le mie ciprie compatte preferite, quindi ho come prima la Flat Perfection Velvet Matte di Neve Cosmetics, poi la Cipria Close Up Light di Nabla e infine Antoinette delle Royal Powders di Erichioba, e sapete che questa qua ultimamente la sto amando, penso che sia in assoluto la mia cipria compatta preferita. Comunque, Alexa, scegli un numero tra 1 e 3. Ecco un numero tra 1 e 3. 1. 1, quindi neve. Quindi la vado a mettere con il Precision Powder Brush di Nabla. Oddio, anche questa comunque pialla, che è un piacere, come potete vedere. Ora finisco velocemente gli occhi con un po' di Déjà Vu sfumato qua sotto insieme a New Pass. Vado a fare anche le sopracciglia, anche perché tanto non ho cose nuove e sono la parte più noiosa. Vado a usare il Brow Gel Control Freak di NYX e il There di We Makeup, tonalità 01. E prima le pettino con il Brow Gel trasparente per iniziare a metterle un po' in ordine. Ho attenuato un pochino l'ombretto, la sfumatura, con la spugnetta con un po' di fondotinta sopra, perché era un po' troppo intensa, adesso mi piace un po' di più. Ok, passiamo al viso. Allora, palette viso che abbiano bronzer, contouring, illuminante e non tutte ma alcune anche blush. Ho quelle della collezione Sassy di Mulac. Io finora ho usato solo Badass Lady
Però c'è anche Classy Sassy e Badass Lady mi è piaciuto. Classy Sassy appunto non l'ho provata, quindi numero 1 Badass Lady, numero 2 Classy Sassy. Poi abbiamo la Magical Holiday All-in-One Palette di Kiko della collezione natalizia, che non ho assolutamente ancora provato, ve la faccio comunque vedere. Secondo me è molto carina, tra l'altro hanno voluto prendere un po' ispirazione da Becca. Comunque le sue polveri hanno questa forma, comunque molto elegante come palette e sembra molto carina. E la quarta è Feels di Makeup Obsession. Sapete che a me le palette di Makeup Obsession piacciono, le polveri sono davvero belle, le palette viso molto molto belle, ve ne parlo ormai da mesi, forse anni, forse dall'anno scorso. Alexa, scegli un numero tra 1 a 4. Ecco un numero tra 1 e 4, 3. E Kiko. Ok, quindi la proviamo oggi. Quindi vado a prendere il bronzer. Poi abbiamo un matte blush, un satin blush e un highlighter. Quindi una palette comunque completa. Ovviamente che va bene per tonalità molto chiare, perché il bronzer, ma anche l'illuminante e i blush vanno bene su tonalità di pelle molto molto chiara. Addirittura... forse più chiari di me. È davvero molto 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 chiaro questo bronzer, però è molto bello perché, cioè, allora in realtà andandolo poi un po' a stratificare, è solo molto molto leggero e essendo una tonalità comunque molto chiara poi si fa fatica, cioè fa fatica a farsi vedere. Andandolo un po' ad aggiungere, secondo me è molto bello, tanto si sfuma benissimo. Di certo non si rischia di fare macchia, però appunto è solo un pochino troppo chiaro. Come blush faccio un misto, prendo un po' di matte e un po' di satin. Invece questi sembrano molto più pigmentati. È carino, una tonalità pesca, calda. Chissà, oddio, forse con sto look andava meglio un tono un po' più freddo, ma... whatever. E infine proviamo l'illuminante. Comunque queste sono tutte polveri cotte. Di solito appunto hanno una texture molto molto ben sfumabile e poco polverosa. Quindi, ah, tra l'altro questo illuminante, wow, è decisamente carino. Mamma mia ragazzi, quanto amo i miei capelli in questo momento con questa piega. Troppo. Molto 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 presto vedrete anche come li faccio. Siamo alle labbra e qua sono andati un po' fuori di testa le aziende con i prodotti labbra quest'anno. Ho i rossetti della collezione Sassy di Mulac e ce ne sono 5. Prima di tutto facciamo scegliere il brand e poi facciamo scegliere piuttosto la tonalità. I nuovi Dreamy Liquid Lipstick versione cremosa di Nabla, anche questi sono 5. Poi ho anche il rossetto Magical Holiday Wow Lipstick di Kiko, che in realtà è solo uno ed è un rosso glitterato. Tra l'altro è molto molto bello questo rossetto. Vediamo se con il gesso da beauty guru viene, ok. Che forse però con questo look non è che ci sarebbe chissà che bene. Poi ho i due nuovi Creamy Love di Clio, che sono un nude e un rosso. E infine le Lip Mousse Shiny di Giuliana Makeup Delight insieme a Cosmify. E quindi io direi appunto di far scegliere prima il brand e poi la tonalità. Alexa, scegli un numero da 1 a 5. Ecco un numero tra 1 e 5. 2. 2? Cos'era? Oddio ragazzi, non mi ricordo. 2 era Nabla, ok. Li metto in ordine casuale. 1, 2, 3, 4, 5. Veramente sarebbero 6? Uno te lo sei perso? Oggi sei veramente un disastro. Scegli un numero da 1 a 5. Ecco un numero tra 1 e 5. 4. Stava morendo anche lei. Allora, il 4 è... Hedonist, il nude più nude, meno male. Tra l'altro hanno un profumo fruttato buonissimo. E questi qua sono rossetti liquidi, però che appunto rimangono cremosi, super pigmentati. Ne ho provati già finora 2, mi sembra, che ho tenuto su un po' di tempo, e devo dire che sono davvero molto comodi. Ovviamente hanno più un effetto tipo gloss, quindi sbavano e se mangiate vanno via. Però devo dire che veramente molto molto belli. Ok, questo potrebbe diventare il mio nuovo nude preferito. Oddio, ma è bellissimo. Tra l'altro hanno dentro, credo, un po' di menta, perché fanno un effetto un po' di pizzicorio, ma leggerissimo, non è forte. Ed è molto bello, non sono sicura che ci sia
da Dio, proprio da Dio con il look, ma accontentiamo, direi che meglio comunque magari di un rosso. Quindi eccoci qua con il look finito, anche questa volta devo dire che Alexa ha scelto bene. Sono un po' delusa dal fatto che ha scelto letteralmente i colori che io avevo già usato, speravo scegliesse i colori magari più freddi, però è andata così, mi dispiace. Purtroppo quando si fanno questi video non è che si può scegliere, quindi vabbè, non importa. Spero che comunque vi piaccia. Io direi che se siete arrivati a questo punto del video, commentate con la vostra emoji più usata, che è un po' che non ve lo chiedo. Fatemi sapere qual è. La mia è questa qui. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Peace out. Nelle puntate precedenti di Basic Gaia. Non mi piacciono le luci dietro. Ho appena distrutto Independent, cioè praticamente l'ho scavato del tutto. Il concealer sul... il concealer. Poi la close up night... night? No. Poi la close up night... poi la close up light...